San Francesco Saverio, patrono delle missioni, 1506-1552. Il regno di Cristo è vero ed esigente, tanto che è possibile nella vita ascoltare l'appello del re che chiama a combattere. La guerra si combatte anzitutto nello spirito dell'uomo e ognuno deve esercitarsi per sapere rispondere e prendere parte alla santa battaglia. Poi il mondo intero diventa il campo in cui si schierano decisamente i compagni di Gesù. Così pensava nel 1522 il soldato convertito Ignigo di Loyola, componendo a Manresa un testo di esercizi spirituali che avrebbe segnato profondamente la Chiesa nei secoli a venire. Allora egli immaginava che avrebbe combattuto la sua battaglia a servizio di Cristo direttamente a Gerusalemme, la città del re crocifisso, caduta in mano agli infedeli. Ed erano tempi in cui i turchi, conquistata Rodi e cambiate in moschee tutte le chiese in un solo giorno, quello di Natale, si dicevano sicuri di giungere a espugnare la stessa Roma. E se a Oriente la minaccia era il turco, in Occidente era Lutero. Ma a fermare Ignazio e i suoi amici era proprio la Chiesa. L'Inquisizione aveva messo gli occhi sopra il suo libro di esercizi e Ignazio si era fatto anche qualche mese di prigione preventiva. La sentenza era stata quella temuta. A lui e ai suoi amici era proibito interessarsi di anime finché non avessero studiato di più, dato che non avevano studi di teologia. Così Ignazio comprese che egli per primo doveva cominciare ad obbedire. Per servire Cristo avrebbe dovuto rimettersi a studiare a 37 anni. Latino, logica, filosofia e teologia gli erano necessarie per l'apostolato che si prefiggeva. E così risolse di andare a Parigi. Cominciò a studiare latino in una casa dove lo insegnavano ai bambini di 9 anni. Nel 1529, nel collegio di Santa Barbara, iniziò la filosofia e qui ebbe la sorte di dividere la camera con 2 studenti, uno originario della Savoia, Pietro Favre, e uno navarrino, Francesco Savier. Lontani dal supporlo, tutti e 3 erano incamminati alla santità. Il nuovo arrivato, Ignazio, decise di conquistarseli. Pietro Favre non era difficile da modellare. Francesco invece era, secondo Ignazio, la più selvaggia pasta di uomo che gli fosse mai capitata tra le mani. Aveva 27 anni, era di nobile famiglia e studiava teologia programmandosi accuratamente un prestigioso futuro. Non avendo molto denaro, si manteneva agli studi di teologia insegnando filosofia e pensava che una volta divenuto maestro di teologia non gli sarebbe mancato l'aiuto di un cugino che era allora ritenuto il maggior canonista del tempo per intraprendere la carriera ecclesiastica. Quando si vide capitare in stanza Ignazio, quel piccolo spagnolo già avanti negli anni che ancora studiava e viveva di elemosina, attorniato da amici originali come lui, Francesco sorrise di disprezzo e per parecchio tempo seppe dimostrarglielo. Non lo incontrava mai senza prendersi gioco dei suoi progetti e senza mettere in ridicolo gli amici di Ignazio, tanto più che c'era tra di loro un'antica rivalità. Nel famoso assedio di Pamplona, i fratelli di Francesco avevano combattuto nel campo avverso a quello di Ignazio, perdendovi ricchezze e libertà. Ma paradossalmente, proprio quel mendicante si mostrava un signore con lui, prestandogli a volte del denaro con somma liberalità. E non solo. Per fargli fare bella figura, Ignazio
mandava i propri amici a frequentare le lezioni di filosofia tenute da Francesco. Voleva guadagnarlo a Cristo, tanto più che in quello stesso collegio di Santa Barbara viveva allora un altro studente di giurisprudenza che spargeva le sue idee protestanti e verso il quale Francesco provava una qualche attrazione. Si chiamava Giovanni Calvino. Ripetutamente Ignazio ricordava a quel difficile compagno di camera la tagliente parola di Cristo: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima. A Francesco sembrava un tarlo che gli rodesse la coscienza, finché si accorse che era invece lo Spirito Santo che gli parlava per bocca di Ignazio. In quei primi tempi egli si lasciò così, pian piano, penetrare dalla parola dell'amico, fino a che si operò una vera conversione, un nuovo orientamento del proprio io, fatto di sogni, di desideri e di fervore. E quando nel 1534, il 15 agosto, alcuni compagni si unirono a Ignazio nella cappella sotterranea di Montmartre per fare voto di povertà, castità e obbedienza, Francesco si aggregò al gruppo. Tutti si erano impegnati stabilmente con Dio e tra di loro, non solo con i tre voti, ma anche con la promessa di recarsi in Terra Santa e mettersi al servizio del loro Signore Gesù, col patto che, se non fosse stato possibile entro un anno passare in Palestina, allora sarebbero andati a Roma a mettersi a disposizione del Papa, pronti ad ogni suo cenno per il maggior servizio di Cristo. A Venezia attesero a lungo l'opportunità di imbarcarsi e frattanto si misero a servizio dei due ospedali della città dove erano ricoverati gli incurabili appestati di lue. Ma la situazione era mutata. Nessuna nave poteva più salpare. Venezia aveva dichiarato guerra al sultano di Costantinopoli. Fu così che gli amici di Ignazio, che proprio in quella occasione si attribuirono il nome di Compagnia di Gesù, si divisero per le città universitarie italiane di Padova, Ferrara, Bologna, Siena e Roma. A Francesco toccò Bologna e vi esercitò il ministero con tanta intensa carità che lo definirono uomo di molti desideri e di molta preghiera. Dopo un anno, riconoscendo ormai nella persistente impossibilità di recarsi a Gerusalemme una indicazione di Dio, tutti si radunarono ai piedi del Papa per mettersi totalmente a sua disposizione. E poiché a Roma, la nuova Gerusalemme, proprio in quell'inverno Roma fu scossa da una terribile carestia, si diedero a curare orfani, poveri e moribondi, destando l'ammirazione del popolo e dei cardinali. All'inizio erano chiamati poveri preti di Cristo o semplicemente apostoli. Quando tornò la calma, si diedero a sistemare le questioni della compagnia anche da un punto di vista canonico, ma Francesco ormai era già in mare e viaggiava per le Indie. Il Papa aveva mandato i compagni nelle città universitarie per riformare la Chiesa, ma aveva ceduto al re del Portogallo che chiedeva 4 gesuiti per le Indie. Ignazio, che allora aveva solo 10 confratelli, rispose al re che se gliene mandava 4, gliene sarebbero rimasti soltanto 6 per il resto del mondo, e quindi gliene poteva mandare al massimo 2. Gliene restavano soltanto 6 per il resto del mondo. E questa la folle, questa folle capacità di avere un piccolo seme e di pensare già in termini mondiali a rivelare il carisma del fondatore. Ma i due che Ignazio designò per le Indie non riuscirono a partire. Uno si ammalò e l'altro fu fermato dal re a Lisbona. Così restò disponibile soltanto Francesco Saverio, che ricevette dal Papa il titolo di nunzio apostolico, rappresentante del pontefice verso tutti i principi e i signori dell'oceano, delle province e terre delle Indie, di qua e di là del capo che si chiama di Buona Speranza e delle terre vicine.
In pratica, gli era chiesto di prendere possesso di quasi tutta la quarta parte del mondo per la croce di suo figlio, ed era un uomo solo. La scelta sembrò casuale, ma tutti i compagni sapevano che quello era il più ardente desiderio del cuore di Francesco. Racconta un testimone: quando i padri percorrevano l'Italia, servendo negli ospedali, il padre Francesco e il padre Lainez dormivano l'uno vicino all'altro, e succedeva che il padre maestro Francesco, svegliandosi ogni tanto, dicesse al compagno: «Gesù, come sono stanco! Sapete che cosa ho sognato? Sognavo di portare sulle spalle un indiano, e pesava così tanto che non potevo trasportarlo». E un altro compagno l'aveva udito esclamare e quasi gridare, sempre nel sonno: «Ancora di più, ancora di più!» E da sveglio Francesco gli aveva poi spiegato: «Io vedevo nel sogno grandissime fatiche e pericoli per il regno di Dio nostro Signore, eppure la sua grazia mi sosteneva e mi animava a tal punto che non potevo trattenermi dal domandarne ancora di più. Mas, di più, divenne così il grido e il programma di Francesco, che non gli consentirà più di fermarsi. Sua caratteristica era sempre quella di procedere oltre. Quando un'iniziativa o un progetto si sono appena consolidati, fino a raggiungere l'estremo confine della terra, Francesco, che morirà a 46 anni, avrà in tutto 10 anni di tempo, durante i quali realizzerà 3 missioni: una sulle coste indiane della Pescheria, una nelle Molucche, cioè nella Nuova Guinea, e una in Giappone. Missioni che richiederanno 2 anni ciascuna. Passerà in viaggio il resto del tempo, percorrendo, spesso con mezzi di fortuna, più di 100.000 chilometri. Circa 3 anni li passerà per mare, uno viaggiando per terra. Sbarcò sulla spiaggia di Goa, capitale delle Indie portoghesi, nel maggio del 1542, dopo una navigazione durata più di un anno. Gli avevano raccomandato di viaggiare, di presentarsi con tutte le comodità e con il seguito e le vesti dovute al suo rango di nunzio pontificio. Rispose: «Io intendo da me stesso lavarmi la biancheria, occuparmi del mio pentolino e servire gli altri, e con questo spero di non perdere in autorità». E subito fu sua decisione radicale quella di considerarsi missionario in azione in ogni istante della sua vita. È importante comprendere bene il senso di questa espressione. Francesco non fu mai un missionario in attesa di raggiungere la sua postazione. Se ad esempio doveva restare in nave per un anno, quell'anno e quella nave e quei compagni di viaggio, anche se si trattava di marinai ubriaconi, pervertiti e bestemmiatori, erano la sua missione, notte e giorno. Tutti coloro che lo attorniavano erano o suoi fedeli o suoi pagani, di cui si sentiva responsabile davanti a Dio. Si curava della catechesi, dell'innovamento morale, della preghiera, preparava i malati e morenti all'incontro con Dio, anche se doveva farlo quando era lui stesso febbricitante o in pericolo di vita. Lo stesso avveniva nei lunghi viaggi per terra, nei villaggi dove sostava, con i viandanti che incontrava. Francesco non era mai in viaggio verso la sua missione, era sempre in missione. E se nella zona dove giungeva c'era un lebrosario, una prigione o un ospedale, quelli erano sua terra di missione, a costo di farsi un giaciglio di fortuna ai piedi del letto degli infermi. Organizzava scuole di catechismo per principianti, anche se poi doveva raccogliere il suo pubblico suonando un campanello per le strade. Preparava celebrazioni e preghiere e si estenuava nell'amministrazione dei sacramenti, soprattutto delle confessioni. Appena aveva un momento libero, era capace di farsi vedere nelle taverne o dove si giocava a dadi e a carte, e prendeva perfino parte al gioco pur di conquistarne qualcuno. L'espressione di San Paolo: «Mi sono fatto tutto a tutti», era un suo programma di vita su cui non transigeva mai. Con i ricchi che lo disprezzavano, usava la tattica di autoinvitarsi a pranzo, e non si poteva dir di no a un nunzio pontificio, per quanto apparisse zotico e mal ridotto. E un pranzo gli bastava per affascinare i suoi ospiti. Francesco non aveva certo dimenticato le sue nobili origini e la sua formazione parigina.
si sentiva inviato ugualmente a pagani incolti e idolatri, a poveri schiavi senza speranza, ai ricchi e potenti musulmani, ai cattolici portoghesi che lo facevano arrossire per la loro indegna condotta e per la terribile controtestimonianza che opponevano alla sua predicazione. Su questi ultimi, i portoghesi cattolici, dava un giudizio terribile, scrivendo così a un confratello portoghese: «Non permettete mai a nessuno dei vostri amici di venire nelle Indie con incarichi ufficiali del re, perché di essi si può dire, a giusto titolo, saranno cancellati dal libro dei viventi e non saranno annoverati tra i giusti. Per quanto abbiate fiducia nelle loro virtù, se non sono confermati in grazia come gli apostoli, non sperate di vederli fare quello che devono. Tutti seguono la strada delle io rubo, tu rubi, e sono stupito nel vedere come quelli che arrivano trovino subito tanti modi, tempi e participi di questo disgraziato verbo rubare». Di temperamento naturale, Francesco era violento e intransigente con se stesso e con gli altri, ma anche capace di grande tenerezza. Era quasi duro soprattutto con i suoi confratelli, che cominciavano ad affluire, perché era loro responsabile e da essi esigeva una dedizione simile alla sua e una obbedienza superiore a ogni indugio. Quando scriveva a Roma, raccomandava ad Ignazio che non avessero paura di essere molto rigidi e molto severi nella formazione delle nuove reclute, rigidi nell'ascesi, severi nell'obbedienza. Senza di ciò il missionario non poteva dedicarsi davvero alle anime. Il suo primo territorio di missione fu l'estremità meridionale della penisola indiana, tra pescatori di perle, gente umile e sempre sfruttata, costantemente depredata da governanti cristiani e da pirati musulmani. Giunse tra di essi con un bagaglio che consisteva in un breviario, alcuni paramenti sacri e un paio di stivali. La maggior parte di quei poveretti di cristiano aveva soltanto il battesimo, che era stato loro impartito anni prima da alcuni sacerdoti portoghesi. Francesco non comprendeva la loro lingua, aveva sì degli interpreti incerti, ma si accorse che la trasmissione era più di danno che di aiuto e così si fece preparare una traduzione scritta delle principali preghiere e formule di catechismo. Dicono che Dio gli desse a volte la grazia di capire e farsi capire al di là delle insufficienze linguistiche. Certo è che egli stesso disse: «I poveri mi fanno capire senza interpreti i loro bisogni e io vedendoli li capisco senza interpreti. Per le cose più importanti non ho bisogno di interpreti». Le sofferenze erano quelle previste, anzi ancora più gravi. A volte gli toccava attraversare mari di fango, a volte affondava nella neve, altre volte percorreva terreni infuocati, privazioni e pericoli d'ogni specie. Quando non c'era da affrontare briganti, predatori, pirati, cannibali, c'erano le bestie selvagge e i serpenti velenosi, e in certi casi ci si metteva anche il demonio. Francesco ammetteva: «Le sofferenze sono tali che per nulla al mondo io oserei affrontarle per un giorno solo, ma le affrontava lietamente per il suo Signore Gesù». E c'era poi la pena continua di non poter mai comunicare agevolmente, quel dovere imparare sempre nuove lingue, ogni isola un nuovo dialetto, sentendosi sempre come un bambino che deve cominciare tutto da capo. E ancora lo attanagliava un persistente senso di inutilità, quante giornate in cui si doveva restare immobili per il capriccio dei venti o si era squassati da immani tempeste, mesi in preda a un continuo mal di mare, mesi di attesa che giunga un vascello o che uno ne parta. Se Francesco voleva fare un po' i conti, si accorgeva che un giorno su due della sua vita era praticamente inutile, affidato al caso. Ma quando una giornata si affidava vuota o perduta, egli diceva: «Inutile angustiarsi, il Signore questa giornata la vuole tutta per sé», e la passava in preghiera. E quando invece era sopraffatto dal lavoro, pregava la notte per lunghe ore. Gli riusciva quello che riesce soltanto ai santi: la sua preghiera notturna diventava il suo sonno e il suo sonno diventava la sua preghiera notturna. Dicevano di lui che durante il giorno apparteneva totalmente agli uomini e la notte apparteneva totalmente a Dio. Passava gran parte della notte in preghiera e quegli indigeni che faticavano a capire le idee capivano quanto dovesse essere bella e profonda quella preghiera in cui lo sorprendevano, quando a volte lo spiavano attraverso le fessure della sua capanna, e gli chiedevano allora di pregare per loro, soprattutto per i malati, e attendevano la guarigione e Dio spesso si commuoveva
e i miracoli accadevano. «È vero, maestro Francesco, che avete risuscitato un bambino nelle isole di Comorin?» gli chiedevano poi nella capitale gli amici incuriositi da certe chiacchiere che si spandevano a macchia d'olio. Francesco arrossiva o sorrideva, ma non si curava solo di catechismo, di preghiera. Quando era necessario organizzava resistenze alle torme di saccheggiatori che periodicamente giungevano a devastare e depredare. Intanto Dio gli maturava nell'anima una comprensione nuova di cosa fosse nella Chiesa il mistero della unità e della comunione. Era quasi sempre solo. Aveva all'inizio contato sulla corrispondenza e si era affidato a quest'ultimo legame che gli era rimasto. Prima di partire aveva detto a un confratello: «Scrivetemi tutto, lungamente, su 2 o 3 fogli di carta. Vi prego di scrivermi su tutti i membri della compagnia, perché dal momento che in questa vita io non spero più di vedervi faccia a faccia, che almeno vi veda attraverso le lettere. E quando vi scriverete, parlate di tutti, uno per uno, dal momento che ciò avverrà una sola volta all'anno, mandate una lettera che per leggerla mi ci vogliano 8 giorni. Si era perfino illuso che attraverso la posta gli potessero giungere direttive, indicazioni utili per il suo apostolato. Presto capì che anche questo tenue filo di comunione era destinato ad allentarsi. Erano tempi in cui un corriere da Roma al Giappone richiedeva quasi 4 anni per l'andata e ritorno, se i venti erano favorevoli. Così le prime lettere che ricevette furono anche le ultime, e Francesco se le strinse al cuore anche fisicamente. «Per non dimenticarvi mai», scrisse il 10 maggio del 46, «per conservare di voi un ricordo continuo e speciale, per mio grande conforto, fratelli miei carissimi, sappiate che ho ritagliato i vostri nomi delle lettere da voi spedite, i nomi scritti dalle vostre mani, e li ho uniti ai voti della mia professione, e li porto sempre su di me». E si firmava «il vostro fratello e figlio più piccolo». Dopo 4 anni lo raggiunse finalmente una lettera di Ignazio. La lesse in ginocchio e rispose: «Mio vero padre, tra le tante consolazioni e sante parole contenute nella lettera, ho letto queste ultime: tutto vostro, senza che mai possa dimenticarvi, Ignazio. Queste parole le ho lette con le lacrime e con le lacrime scrivo». E dopo la morte di Francesco, in un sacchetto che portava al collo, i confratelli trovarono i ritagli delle loro firme, quella di Ignazio, e la formula della professione religiosa. Ed era questa una novità assoluta nell'assimilazione del mistero cristiano. La Chiesa conosce da sempre l'esperienza eremitica e monastica nella quale alcuni cristiani restano immobili e solitari nel suo cuore e tuttavia raggiungono gli estremi confini della terra ed entrano in comunione con tutti i popoli. Così è successo alla Carmelitana Teresa di Lisieux. E conosce anche l'esperienza di missionari nella quale alcuni cristiani si disperdono fisicamente in tutte le contrade del mondo, entrano a contatto con tutte le genti e tuttavia vivono in un'assoluta solitudine contemplativa col loro Dio. E così accadde a Francesco Saverio. Per questo Teresa e Francesco sono ambedue patroni delle missioni e potrebbero ambedue essere ugualmente proclamati patroni della vita contemplativa. Francesco era solo in mezzo al mondo, eppure era sempre in comunione con la sua amata compagnia. Scriveva: «Vi porto impressi tutti nell'anima, desidero vedervi». La mistica della comunione ecclesiale lo avvolgeva da ogni parte ed egli si sentiva sempre più immerso in quella caratteristica compagnia di Gesù che gli era stata vocazionalmente donata. Scriveva: «Se io mai mi dimenticassi della compagnia, si paralizzi la mia destra». Dopo un soggiorno di 2 anni tra i pescatori di perle, detti paravini, Francesco passò all'altra costa, quasi interamente abitata da pirati, dove battezzò in un mese più di 10.000 persone. Il metodo che usava era senz'altro sbrigativo e agli occhi nostri non molto dialogico. Il battesimo era preceduto da una lunga catechesi sulle principali verità di fede e di morale e dall'insegnamento delle preghiere fondamentali. Seguiva quindi l'assegnazione del nuovo nome, la cura di bruciare pagode e idoli. Solo in seguito Francesco si preoccupava che venissero inviati altri missionari per la normale e paziente costruzione e conduzione delle comunità cristiane.
metodo discutibile quanto si vuole. Resta il fatto che le comunità, le cristianità fondate da Saverio, sono quelle rimaste più tenacemente attaccate per secoli al cristianesimo in condizioni quasi impossibili. Dicono che ai tempi della conquista olandese del 1650 i ministri protestanti provarono a staccare quelle popolazioni dal cattolicesimo, ma che il re dei Paravì li fermò subito dicendo loro: cominciate a fare intanto quei miracoli quanti ne fece il Santo Padre Francesco e poi vedremo. Nel 1545, dopo aver organizzato la prima missione nel sud-est delle Indie, passò nella lontana isola di Celebes. L'esperienza e lo stile di vita ripercorrono quanto ha già operato in India. L'anno dopo è nell'arcipelago delle Molucche, 3.500 km più in là, dove i portoghesi hanno gli ultimi avamposti ai confini del mondo conosciuto, e prende queste decisioni senza avere alcuna possibilità di consigliarsi con alcuno. È talmente solo che deve scegliere in base alla consolazione interiore che Dio gli fa sentire in cuore quando si muove nella direzione giusta. Anche in questi casi egli esercita il suo spirito, come gli ha insegnato a fare il suo padre Ignazio. Poi si spinse ancora oltre, verso le isole del Moro, dove tra tanti pagani c'erano anche alcuni vecchi cristiani che i musulmani avevano costretti all'apostasia, isole così temute che nessuno voleva condurvelo, anzi era stata diramata la proibizione di prestargli un qualche aiuto o una qualche piroga. Ottenne un passaggio a forza di pianti, fece 3 volte naufragio, passò 3 giorni su un relitto in balia delle onde, poi dovette starsene nascosto nella foresta per sfuggire alle ricerche dei musulmani. Quando più tardi poté raccontare ai suoi confratelli qualcosa di quell'epica avventura, scrisse incredibilmente: queste isole abbondano di consolazioni spirituali. Tutti i pericoli, le fatiche, se si accettano volentieri per Dio, sono feconde di sante gioie, gioie tali che in pochi anni, a forza di piangere, si perderebbe la vista degli occhi. Non ricordo di essere mai stato così felice. Non sentivo più le sofferenze del corpo e intanto andavo continuamente da un'isola all'altra, circondato da nemici o da amici diffidenti, attraverso una terra che non offriva rimedi contro infermità, senza nulla di ciò che può conservare o proteggere la vita. Ma queste isole, piuttosto che isole del Moro, dovrebbero essere chiamate isole della speranza di Dio. Tornò in India per cercare di convincere i rappresentanti della corona portoghese a prendersi cura di quelle terre lontane dove dei cristiani soffrivano, ma trovò che questi non si prendevano cura nemmeno dei cristiani vicini, continuavano a opprimere le popolazioni indigene e ostacolavano i missionari in mille modi. E allora scrisse una lunghissima e dettagliata lettera al re del Portogallo con parole di fuoco, e la lettera si concludeva così: Vostra Altezza, si tenga pronta, perché i reami e le signorie passano e finiscono. Sarà una cosa nuova, mai successa a Vostra Altezza, il vedersi privato nell'ora della morte dei suoi regni e delle sue signorie per altri regni, dove sarà per lei una cosa nuova ricevere comandi, e Dio non voglia essere mandato fuori dal paradiso. Gli avevano detto che il giapponese era un popolo saggio, tanto che si diceva la dimora del re era circondata da università, disponibile naturalmente alla fede cristiana, in attesa solo di essere evangelizzato. Gli avevano raccontato che in quelle terre esistevano monaci simili a quelli cristiani e che c'erano perfino degli idoli che somigliavano ai nostri santi, e decise dunque di tentare la santa avventura. Non gli sfuggivano certo i pericoli a cui andava incontro, ma ormai Francesco aveva un solo criterio d'azione, quello che un giorno lo stesso Ignazio gli aveva raccomandato: coloro che vogliono appartenere alla nostra compagnia devono allontanare da sé tutti i timori che gli impediscono di avere fede, speranza e fiducia in Dio. La fiducia era la tipica carità dell'apostolo. Scrisse Francesco: tutti sono stupiti nel vedermi intraprendere un viaggio tanto lungo, mentre io sono ancora più stupito di vedere la loro poca fede. Da Goa al Giappone ci sono 1300 leghe, forse di più. Non potrò mai descrivere la grande consolazione che provo pensando a questo viaggio, a causa dei molti e gravi pericoli di morte, delle violente tempeste, dei fondali, dei pirati, ed è già una buona cosa quando su 4 navi se ne salvano 2. Per quanto mi riguarda, io andrò certamente in Giappone,
visto quello che sento nella mia anima, anche se fossi sicuro di incontrare pericoli ancora maggiori di quelli in cui sono incorso nel passato, talmente grande è la speranza in Dio nostro Signore che la fede si diffonderà su queste terre. Si imbarcò su una giunca cinese comandata da un certo pirata, un idolatra che continuava a offrire sacrifici ai suoi idoli e si muoveva secondo i loro strani responsi. A Francesco sembrava di essere in balia di Satana, ma nonostante tutto Dio gli concesse di sbarcare a Kagoshima, un villaggio molto a sud, ma era del tutto impotente. Per comunicare doveva affidarsi a un neofita giapponese che si era portato dietro dall'India con l'aiuto di un piccolo e discutibile catechismo che erano riusciti a tradurre assieme in quella strana lingua. I bonzi ai quali si rivolgevano erano cortesi e insieme ironici e divennero irritati quando Francesco cominciò a rinfacciare loro le ipocrisie e i vizi in cui molti erano immersi dietro una facciata di devozione. Le conversioni erano rare e difficili. Francesco insisteva per raggiungere la capitale, incontrare l'imperatore, ma il signore del luogo temporeggiava cercando come servirsi di quegli stranieri. Le schermaglie durarono un anno. Finalmente egli e il catechista riuscirono a partire per la grande città di Amaguchi, ma anche qui la loro predicazione, soprattutto quella in tema di moralità, Francesco spiegava ai giapponesi che certi vizi molto diffusi in quelle terre li rendevano più sporchi del maiale e peggiori dei cani. Non era una predicazione destinata a renderli popolari. Riuscirono a raggiungere la capitale, ma non l'imperatore perché era tempo di disordini, rivoluzioni e congiure. Si ritornò allora a Yamaguchi e poiché aveva capito che i giapponesi disprezzavano messaggeri che si presentavano poveramente conciati, si fece arrivare dall'India vesti e doni principeschi, tra cui un orologio che suonava le ore, un archibugio, una spinetta a corde, alcuni occhiali, e si presentò in abiti di seta come un grave saggio ambasciatore con palanchino e scorta. Tra l'altro Francesco comprese che non poteva limitarsi a parlare di fede e di morale e cominciò a sfoderare tutta la sua antica cultura parigina, discutendo anche di comete, di fenomeni celesti, di saggezza, e vennero le prime conversioni, poche ma fruttuose. Tuttavia capì che l'impresa era più ardua di quanto non avesse immaginato. Ci voleva un nuovo tipo di missionario, missionari che fossero anche maestri in arte, cioè in filosofia e scienze, e soprattutto, questo è più tipicamente saveriano, bisognava spingersi più lontano, bisognava partire dalla Cina. I giapponesi, culturalmente dipendenti da quell'antico impero, alle verità annunciate da Francesco obiettavano: se quel che tu dici è vero, come mai in Cina non ne sanno nulla? E decise conseguentemente di organizzare una missione in Cina. Tornò in India e qui lo raggiunse la notizia che Ignazio l'aveva nominato superiore provinciale della nuova provincia indiana della compagnia. Restò a Goa 3 mesi, prese le prime importanti decisioni, designò un vice provinciale e poi ripartì, convinto che il suo compito era quello di rendersi conto personalmente delle situazioni più difficili. Per preparare il viaggio in Cina in forma di ambasciata del re del Portogallo e per vincere ogni resistenza, fece uso per la prima volta di tutti i suoi poteri di nunzio pontificio. Riuscì solo a farsi sbarcare privatamente nell'isola di San Chan, a poca distanza da Canton, terra di contrabbando, con la compagnia di un servo malabarese e un ragazzo cinese convertito, Antonio, che avrebbe dovuto fargli da interprete. Era inverno. I mercanti disertavano l'isola. Francesco non poteva contare più sull'aiuto di nessuno, ma aspettava ancora un mercante cinese che gli aveva promesso di farsi vivo per il 19 novembre di quel 1552. E nell'ultima lettera scritta da Saverio sull'isola, in un postscriptum si legge: ogni giorno aspetto un cinese che deve venire da Canton a prendermi. Se ne stava nella sua capanna di paglia, contemplando alternativamente l'orizzonte lontano e un crocifisso che gli avevano messo accanto. E quando la data fissata passò senza che nessuna barca comparisse all'orizzonte, egli, stremato dalla fame e dal freddo e tutto solo, capì che la morte era ormai vicina. Sulle sue labbra tornavano le preghiere che aveva imparato da fanciullo e che di nuovo recitava nella lingua materna. E forse, mentre era tanto solo e già morente, ripensò a quel sogno che aveva a volte accarezzato, il sogno di tornare in Europa, percorrere le aule delle università d'Europa e chiamare infuocatamente alla missione tutti quei giovani studenti e professori che, diceva, hanno più scienza che carità.
aveva sognato un popolo di giovani universitari capace di accogliere l'invito di Cristo e di rispondergli animosamente: «Mandami dove vuoi, magari anche in India». Invece, pochi sentivano quel fuoco che ardeva nelle sue povere ossa malate. Morì così, tutto proteso a una missione immensa che non aveva nemmeno potuto cominciare il 3 dicembre 1552, ma su quella sponda abbandonata già batteva il cuore della Chiesa.